Bella a tutti ragazzi, sono Svapo Gamer e oggi siamo tornati su Ark Survival Evolved con la serie di sopravvivenza e come vedete alle mie spalle sto costruendo qualcosa, infatti oggi andremo a costruire un fienile di quelli americani, non so se avete presente, ma quelli rossi col tetto grigio solitamente sono fatti così anche nelle serie che li vedete, sono proprio rossi col tetto grigio. E, per l'appunto io ho già sistemato il portone, mi sono già fatto le misure, dovrei averle fatte giuste, stranamente, non dovrei essermi nemmeno dimenticato nulla, speriamo. E adesso andremo a costruirlo, ho messo il portone, quello in legno perdino, anche perché la struttura ovviamente sarà tutta di legno. E tra le altre cose, nei commenti dello scorso episodio mi avete dato dei consigli su cosa fare, su come procedere e alcuni commenti diciamo che erano fattibili, tipo andare a prendere i nuovi dino, andare a tamarli, mentre tipo a fare i boss, ragazzi, non ce la faccio ancora a fare i boss, ovviamente non siamo né io né Giba pronti per affrontarli, quindi tra un po' ci andremo, tra un bel po'. Ma per ora no. Comunque adesso metto tutta la pavimentazione e appena ho finito ci ricolleghiamo. Allora ragazzi, ho finito di fare il pavimento e allora vedete che qua è diverso. Qua è diverso perché gli ho messo dei soffitti visto che il pavimento, la pavimentazione più che altro era dissestata e non mi faceva posizionare le fondamenta in modo giusto. Quindi io cosa ho fatto? L'ho fatto arrivare fin dove è arrivato coi tetti. Io ho messo un pilastro, poi gliene avevo messo un altro qua, in questo punto sotto questo tetto. Le ho messe tutte e poi ho provato a toglierle e sono rimaste. Adesso vedremo quando andremo a costruire se non mi darà problemi per le troppe costruzioni sopra che richiedono fondamenta più che altro. Adesso vediamo come va, al massimo accorcerò un po' tutto. Adesso vado a prendere, scusate. Momento routine, è arrivato il momento di prendere i muri, che me ne sono fatti una valangata, tanto non richiedono tanto materiale, ho disboscato tutta l'isola tra l'altro, non c'è più un albero sulle montagne, dovrò mettere a posto qualcosina tra le altre cose. Allora, sistemiamo i tetti che per ora non ci servono e le fondamenta. Che direi basta, questo qua l'avevo messo per farmi le misure e 100 tetti ce la faccio a trasportarli, vediamo, camminerò pianissimo, no, 50, prendiamone 50 a questo punto, mettiamoli nell'armadio, adesso vediamo se di qua mi fa posizionare tutto o devo mettergli dei pilastri sopra. Dimmi che. No, infatti, qua dovrò mettere dei pilastri sopra, perfetto. Dopo lo faccio, ma qua mi fa mettere tutto, se vediamo com'è. Ok, perfetto. Adesso vi faccio vedere un attimo come viene davanti. Poi immaginate che però non sarà color legno e sarà tutto rosso. Credo che venga anche qualcosa di più, di molto più carino. Qua com'è? Sì, ci può stare. Ci può stare, ci può stare. Allora, ragazzi, così è come viene il davanti. Ho fatto anche un pezzo laterale per darvi l'idea. Poi ci metterò tutte le finestre e cose varie. Adesso vado avanti. Ah, qua tra le altre cose ci metterò due rampe. Che mi sembra più carino. Un ingresso così, delle rampe. A posto che fare le rampe fuori, le facciamo interne. Secondo me è molto molto meglio. Adesso vado avanti a finire tutte le mura. Metterò dei pilastri sotto i tetti. E appena ho finito tutto, ci rivediamo per la costruzione del tetto. Eccoci qua, l'ho finita tutta. Allora, adesso vi faccio vedere. Qua ho dovuto mettere un pilastro perché sennò non mi reggeva tutta la struttura, ma per ora è venuta bene. Tra l'altro lì c'è un beacon. Adesso andiamo subito a vedere cosa è successo. Si è buggato un attimo. Chi è che prendiamo? Tra l'altro ho fatto per prima, per sbaglio, fischia, segui tutti. È successo un casino della Madonna. Non volerà mai nella vita. È troppo peso, stavo scherzando. Stai qua. Faccio prima andare a piedi, ci vediamo quando arrivo lì. Eccoci
Eccoci qua al beacon, alla fine non sono venuto a piedi, ho preso Pegaso e vediamo, qua non ci sarà niente di che. E invece volevi che non c'era niente. È il fucile a pompa quello scrauso, però almeno è apprendista, dai. Questa qua invece la lasciamo qua, che ne abbiamo tratti 12 milioni. Ok, posso tornare indietro. Ok ragazzi, allora nel mentre sta tramontando il sole, adesso io faccio passare la notte così dopo siamo belli tranquilli e intanto mi costruisco una bella impalcatura per poi costruire il tetto. Quindi appena fa mattina ci rivedremo. Allora ragazzi, rieccoci qua, sta albeggiando, come vedete io ho già iniziato a impostare un attimo il tetto. Adesso spero di atterrare, di non cadere, dimmi che non cado, sì. Ok, allora io mi sono fatto un po' anche gli angolari. Adesso ne metto uno qua. Qua dovrei riuscire a mettere il tetto. No, vieni più di qua, grazie mille. Ok, e il tetto viene così. Adesso devo decidere se farlo a punta o farlo in cima, spiovente, diciamo. Qua però magari adesso è meglio che vado a prendermi gli altri tetti e faccio un bel pezzo di piano, almeno i perimetri. Così lui non ce l'ho più in mezzo alle palle. Mi procuro un attimo tutto il necessario. E si sì, devo andare nell'armadio ovviamente. Tac. Eccolo qua. Ah, e tra l'altro piove come in tutti gli episodi. Allora, soffitto di legno direi basta. Mi prenderei un po' di muri. Però non troppi perché sennò qua è un casino. Anche perché già non riuscivo a volare, quindi ne prenderei 8 per ora, sperando in Dio che voli. E dei soffitti che dovrebbero essere questi, sì. Ok, prendiamone magari 14, però magari è anche meglio che io non prenda lui e prenda qualcun altro, magari Pedro, che dovrebbe avere più peso, speriamo, speriamo, adesso vediamo. Se no devo lasciare giù qualcosina e fare avanti e indietro. No, niente, lascio giù qualcosa e ci rivediamo sul tetto. Eccoci sul tetto, adesso magari mi allargo come vi ho detto, qua un pochino che è anche meglio, così ho più spazio per giostrarmi. Lei sempre in mezzo alle palle, lei, grazie mille. Allora, adesso vediamo come si può fare qua. Vediamo se qua mi fa metà. Allora, non saprei se sapete. Perché io qua volevo lasciare tipo finestrone per poi farci un balconcino. Adesso vediamo come viene. E magari posso spostare lui prima di tutto. Direi che è cosa buona e giusta. Spostare lui che sta un po' in mezzo alle balle. Ok, lui. Non ci credo. Non ci voglio credere. Di solito scende a destra. Seguimi singolo. Vieni. Ecco, l'ultima volta ho fatto. Volevo fare seguimi singolo. Ho fatto segui tutti. E qua c'era un delirio. C'era un degenero. Sono arrivati tutti qua. Vabbè, adesso arrivato sul tetto, dai. Allora, qua chiudo, ho deciso perché sennò poi non mi fa mettere il tetto. E allora devo mettere per forza questo, un altro muro così e poi questo, tac. Così mi fa mettere il tetto, vedete? Così. Allora, adesso io andrei a fare più che altro dall'altra parte perché sennò non mi fa. Non vedo come si può congiungere il tetto, faccio lo stesso lavoro dall'altra parte e poi lo guardiamo da giù come sta venendo. E vi faccio vedere com'è venuto e alla fine a punta, perché l'ho fatto simmetrico, nonostante tutto mi è venuto un bel lavoro e direi che è proprio bello. Quindi adesso magari vi faccio tutto lo stesso lavoro dall'altra parte, non vi faccio vedere tutto ovviamente perché sennò vi rompete le palle in un modo fotonico e vi faccio vedere a opera conclusa come viene. Rieccoci ragazzi, ho finito di farlo tutto, l'ho costruito tutto qua, vedete c'è il tetto, adesso vi porto sopra a vederlo.
Cioè, sopra è inutile perché è un tetto normalissimo. Vi porto a vederlo dall'alto, se c'ho qualche magari tero che riesce a sollevarmi adesso. Sì, Pedro ce la fa. Ogni tanto riesce a fare qualcosa anche lui. È così. È venuto così. Adesso poi comunque sia dovrò, come vi ho detto prima, pitturarlo di rosso. E avrà un aspetto un pelo diverso quando avrò finito. Tra le altre cose, mi sono appena craftato, come avete visto, e due rampe che metterò qua, proprio qui. Se me le fa no, non dirmi che me le fa mettere così, cavolo. Vabbè, però piuttosto che niente, va bene così. Oh, e se gli avessi messo due tetti invece qua sarebbero sprofondati uguale. Sì, va bene così comunque. Allora, io direi che adesso possiamo dipingerlo. Vi faccio vedere come si dipinge un pezzo. E poi pian pianino farò tutti i separé, diciamo, tutte le stalle, mettiamole così, le gabbie, i posti, non saprei nemmeno come chiamarli, dove metteremo tutti gli animali. E voglio fare anche un piccolo pezzo per i pinguini, tutto pitturato in modo diverso, ma poi comunque sia, vedrete nei prossimi episodi. Adesso vado a prendere i colori e ritorno qua. Allora ragazzi, ho preso il pennello e mi ero dimenticato anche ovviamente di mettere i portoni, che se no, scusate, come sarebbe senza portoni? Oh, guardate qua che bello. A me piace un casino. Adesso magari iniziamo a dipingerlo dai portoni o metto le finestre prima. Non saprei. Beh, iniziamo a dipingere il portone e vi faccio vedere intanto come si fa prima di tutto. Dovete prendere il pennello, mettergli il rosso e magari equipaggiarlo il pennello. Non sarebbe nemmeno male. Ok. Lo equipaggiate, gli date una pennellata e poi scegliete le zone che volete colorare. Vi fa vedere l'anteprima. E tra l'altro potete anche invertire, usare i colori. Più colori, nel senso io mi sono portato il verde e il bianco per dargli... Eh sì, il verde, ciao. Il rosso e il bianco per dargli una cosa uguale a quelli che fanno in America. Poi vediamo, così mi viene troppo rosso, mi sa. Vediamo, aspetta che gira. Sì, no, no, invece no. Prendiamo il bianco, lo mettiamo. Perché non me lo mette? Ah no, devo fare due pennelli. Che coglione. E niente, aspettate un attimo che magari prima finisco questo. No, così rosso ci sta, secondo me. Sì. Così rosso ci sta e poi gli faccio i dettagli bianchi. Ok, ragazzi, adesso coloriamo la cornice del portone. Adesso vediamo un attimo. Prima, allora, adesso consumerò tutta la vernice rossa, così poi posso colorarlo di bianco. E allora, beh, qua tanto in fin dei conti. Sì, così ci sta, secondo me. Coloro oggetto. Poi, questo a che parte è? Che colora? No. Adesso devo vedere un attimo come farlo. Questa tanto è la parte interna, quella. Ok, io direi così rosso va bene, color oggetto. E poi le altre zone, che sono quelle lì, le facciamo bianche, se no viene troppo rosso. Ok, adesso coloro tutto e vi faccio vedere come viene alla fine. Allora ragazzi, mentre pitturavo mi è venuta in mente una cosa, metto delle finestre qua davanti, adesso vi faccio vedere dove, sempre se ce la faccio, perché finché non ho un tapeiara faccio molta 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 fatica. Voglio metterne una, bravo lì, mi è andata anche di culo, ho provato a schiacciare con un po' di istinto e mi è andata bene, perché ho visto un po' di immagini su internet. Perché ho ostruito? Ci sono su io, per forza ho ostruito. Allora, ho visto un po' di immagini su internet, ovviamente. Oh, perfetto, perfetto. E
E hanno tutte queste finestre fatte così. Sia lì che... Ah, aiuto! Hanno queste finestre qua quadrate piccoline nei cascinali in America. Tra l'altro io l'ho fatto così perché sono un grande amante della serie Smallville e ho voluto ricostruirlo proprio, ci vuole molta fantasia per rivedere quello in questo. Però dai, apprezzate almeno l'impegno. Aiuto. Oh, così mi piace. Così guardate, ha un aspetto molto 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 più carino. Sì, decisamente. Adesso vado avanti a pitturare, faccio la facciata e un pezzo di tetto giusto per farvi capire come mi viene. Eccoci qua ragazzi, ho finito di colorare tutta la facciata nel mentre è passata la notte e è veramente venuto molto bello. Ho colorato solo la facciata perché è un lavoraccio veramente. E tutto il resto lo farò off camera, come il tetto che lo colorerò di nero perché non mi ricordo se c'è il grigio scuro, ma non credo. Quindi farò tutto il tetto nero. Dentro è venuto bello grosso e ci saranno tutte le camere o le camerette, come volete, dei vari dino che ci metteremo dentro, e tutto il pavimento lo farò bianco. Mi piace, e dentro lo lascerò con gli interni così, ovviamente, sennò sapete quanta vernice mi richiede tutta questa cosa. E quindi niente, ragazzi, questo episodio è finito. Se vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. E ci vediamo alla prossima. Bella!